Eccoci fra i colori della primavera del negozio La Rossa di Silvana. Sì. E Silvana ha una storia bellissima da raccontarci di come si è avvicinata alla moda e di come oggi lei vede questo mercato e soprattutto la bellezza dei prodotti di cui si sa circondare. Buongiorno, sono Silvana. Ormai quest'anno faccio 55 anni, quindi sono già anziana, tra virgolette, però la mia esperienza, se posso raccontarvela, è abbastanza lunga, perché parte da quando avevo 19 anni, che sono entrata in uno studio stilistico a Milano, all'inizio per provare vestiti, poi mi hanno preso nello studio stilistico anche per seguire tutta la varia produzione, quindi dai tessuti, la ricerca di modelli, gli accessori. E tutta la varia, seguire tutte le varie produzioni, quindi anche controllo qualità, andare nei laboratori e controllare tutte le varie cose. Questa cosa ha fatto sì che il vestito non è soltanto il vestito in sé quando lo compri, ma c'è una storia dietro, perché c'è una ricerca di tessuti che devono essere sempre, nel mio negozio, il 99% dei capi sono di tessuti naturali, quindi con una ricerca di qualità-prezzo che deve essere buona, che questa è la cosa più difficile. Poi, dopo vari anni in questo studio stilistico, quando i bambini erano ormai nati e piccolini, sono venuta via da questo studio stilistico, sono rimasta a casa per 2 o 3 anni e poi ho aperto una linea mia che si chiamava La Rossa, che vendevo ai negozi, quindi facevo tutta io la ricerca che facevo per questo studio stilistico, l'ho fatta per me stessa in questa vendita per i negozi. Quindi insomma è stata una cosa partita già da giovane. Dopo sono stata, dopo questa esperienza mia personale della mia linea propria, la rossa, sono stata buyer per diversi anni per un grosso negozio della zona che aveva 1200 metri quadri, dovevo fare gli acquisti per tutto per il negozio, quindi anche lì l'esperienza non era più a questo punto della formazione del prodotto come la linea mia, ma era proprio la ricerca dell'acquisto buono per far sì della vendita fosse più alta possibile. Dopo questa esperienza mi sono detta: mi manca il negozio mio per racchiudere, per cercare di far sì che tutta questa esperienza raccolta in tutti questi anni potesse essere portata anche in una città, la nostra, quindi qui a Omegna, per far sì di avere una cosina un po' forse diversa dagli altri, per cercare di trovare il prodotto giusto per la persona. Quindi io cerco sempre, quando entra una persona, di capire l'aspetto, che la taglia io non me la devono dire, la azzecco immediatamente, ma questa è una questione che ti viene naturale dopo tanti anni, e cercare di vedere cosa sta meglio alla persona, che secondo me questa è la cosa principale. Eccoci con il team di Bistratto, il bistrò nel centro di Omegna. In realtà vi conosciamo già storicamente perché vi siete spostati dall'area del forno qui, e quindi beh, associare il benessere in questo contesto è facile ed evidente, però appunto vorrei sentire proprio la loro idea di benessere attraverso una carrellata un po' dei vostri punti di vista. Bene, per me, per quanto riguarda il benessere, è associato al cibo. E una ricetta di benessere può essere un riso, un assemblamento di sapori, un riso bianco parboiled con della gramigna, delle lenticchie rosse decorticate e la quinoa, che praticamente gli incas che vanno alla madre di seno. Si scalda leggermente, se si vuole, anche a microonde, e si aggiungono delle verdurine di stagione, leggermente croccanti, con delle code di mazzancolle a vapore, e si condisce il tutto con semi di lino che contengono vitamine, sono antiossidanti, e olio extravergine d'oliva e tamari. Semplicissima, calda d'inverno, fresca d'estate. Questa è la mia volontà, è la mia ricetta del benessere. Buonissima! E il nome Bistratto, da dove nasce? Allora, il nome Bistratto è venuto fuori casualmente perché a noi, adesso sembra un po' brutto parlare di
questa cosa che vi dirò tra poco, in un locale dove viene preparato del cibo. Però ci hanno anche fatto un cartone animato, ce l'ha fatto la Disney, del ratto che cucina. Infatti è, diciamo che il topo, il ratto, è un nostro animale, è il nostro animale guida, ci ha portato sempre fortuna. Pur essendo un animale brutto, sgradevole, però vive in determinati contesti e a volte insomma, è anche causa di brutte cose. Però noi, siccome siamo un po' alternativi, abbiamo cercato di, appunto, di girare questa cosa, come aveva fatto precedentemente appunto Disney Pixar con il ratto nella cucina, il Ratatouille. Siccome noi siamo alternativi, siamo diversi, andiamo sempre controcorrente, come diceva Gianni Rodari, abbiamo pensato di utilizzare il ratto all'interno della nostra insegna, appunto, quindi bistratto, proprio per questo motivo, che va a fondere il termine bistrò, che è appunto la nostra tipologia di locale, con il ratto. Poi vabbè, ci possono fare anche tanti altri giochi di parole. Bistratto ricorda il distratto, noi siamo un po' smemorati, ci capita di dimenticarci delle cose, si può giocare su tante cose. E quindi dall'apertura vi prenderete cura del nostro benessere, sì, con tanti buoni piatti. Quale sarà il vostro piatto in... Ma guarda, la semplicità. Sì, i piatti più semplici sono e più sono gradevoli. E soprattutto privilegiare quelli che sono i prodotti del territorio. Cercare chi produce verdura, carni, salumi, formaggi. Vogliamo stare insomma a chilometro zero. Niente, il discorso appunto per collegarci con il bistratto, dalla parola bistratto, quindi il bistratto si può usare anche ora astratto, quindi arte, parliamo di arte. Qui al bistratto portiamo avanti il discorso che avevo portato avanti al Forum Caffè, quindi il locale oltre a trovare dell'ottima cucina, averti un buon aperitivo nel centro del paese, sarà all'interno di un palazzo storico, potrebbe essere anche utilizzato come spazio espositivo, quindi chi vuole, artisti, fotografi, chi vuole esporre gratuitamente può venire qua, portare le sue opere e utilizzare quest'area, questa galleria qua dove stiamo adesso, per esporre i propri lavori. Che è un concetto molto internazionale, perché io ho presente Parigi e Amsterdam, sì, che hanno molto di queste tipologie di locali. No, infatti, quindi porteremo avanti quello che abbiamo insomma portato con il Forum Caffè, quindi cucina, arte, cultura, musica e musica. E grazie, grazie molto. Grazie a voi. Grazie. Sono qui con Lorenzo nella Bike Store Omegna. Collegare la bicicletta al benessere è molto semplice, però in effetti vedendo qui l'evoluzione della bicicletta in questo tempo è veramente grande. Tu sei giovanissimo, cosa ci racconti della tua esperienza e del modo in cui tu vedi la bicicletta? Io diciamo che è una vita che sono in mezzo alle biciclette, quindi le ho viste evolvere nei miei 23 anni di vita. Sono partito che c'era la bicicletta, dovevi andare usando le tue gambe, adesso siamo arrivati a un punto che sono motorizzate, ti aiutano ad andare ed è molto semplificato e tutti di qualsiasi età possono usare la bicicletta elettrica, come potrebbe essere questa qua la città, per fare le proprie commissioni senza problemi. Bici elettriche adesso vanno tanto. Sì, sì, vanno tanto perché comunque la gente ha scoperto che può andare senza fare fatica. Però si fa lo stesso attività. Però si può fare lo stesso attività, certamente, perché comunque sono biciclette che motorizzate. Basta usare un po' meno motore, un po' meno aiuto e la fatica la puoi fare lo stesso senza alcun problema. E Lorenzo aggiusta anche le biciclette. Sì. È difficile, è un'arte. È un mestiere che si impara man mano, che si mettono le mani sulle biciclette, non è una cosa semplice, si ha molta responsabilità, però mettendoci pazienza, accuratezza nei minimi dettagli e responsabilità in quello che si fa,
si può fare tutto senza alcun problema. Tu vai in bicicletta tanto? Io vado in bicicletta, adesso un po' meno perché lavoro, però cerco almeno una volta a settimana di andare o da solo o in compagnia dei miei amici. Grazie. Prego.